5 Doberman. Siamo i 5 super can. Siamo i 5 Doberman d'oro. Denti aguzzi, muso duro. I mastini sono cretini. Siamo più dritti dei volpini. Ed i cocker sono shishi. Con i loro pitigri non ci fregano con l'osso, come fanno col molosso. E i cani poliziotto sono per noi dei cagasotto. Delinquenti, state attenti, affilati abbiamo i denti. Malfattori, truffatori, contro noi sono dolori. Siamo là, criminal gang, del tamore. Siamo i 5 Doberman d'oro, denti aguzzi, muso duro. Sono sciocchi i maltesi, i pazzotti, i pechinesi. E se il bracco è un cane brocco, il bulldog è storto e gnocco. E gli alani e gli spinoni sono più fessi dei barboni. Sono già pronte le prigioni, siamo più forti dei leoni. Sì, fase 1 è un completo successo. Gli devo $10,000. No, niente panico, gliene dovrò scucire altri 5,000. Lo so benissimo che non guadagno tanto in un anno, ma non sono io che pago e neanche tu, perciò rilassati, giusto? Sì. Sì, no, 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 finora sono stato fortunato, anche se ieri ho vinto qualcosa, non mi sono preoccupato. Ma certo, e credi che sia andato facile perdere 10 testoni in una sola corsa? No, no, non ci ho ancora pensato, no. Sì, sì, lo farò appena... Sì, sì, esatto. Senti, questa telefonata mi costa una fortuna. La prossima la faccio a carico tuo, eh? Prego, il telefono è libero. Oggi è il primo del mese, Lucky. Hai il denaro? Li avrei avuti, certo. Lo avete visto anche voi, accidenti, sono arrivati muso a muso. Se il mio avesse avuto il muso più lungo, avrebbe vinto. Posso darvi un paio di centoni? No, Lucky. Solly vuole un testone, almeno. Andiamo, parliamone un po'. Sentite, ho un paio di buoni affari per le mani. Potrebbero anche andare in porto domani. È quello che ci hai detto l'altro mese. Sì, ma anche se mi fate pezzi, non potrò saldare il conto lo stesso. No, ma è un sistema sempre convincente, Lucky. Un momento, silenzio. Che succede? Eh? Sentito? Volevi farci perdere il posto? Ma voi non scioperate mai. A Solly non piacciono le azioni sindacali. Ma certo, ed è così che entrerò in questo grosso giro. Migliaia di dollari, migliaia. Un bel colpo, no? Sono petrolieri, allevatori, però dovrei essere a Dallas in tempo. Di una cosa tu non resti mai accorto, Lucky. Di balle. Ma è la pura verità, accidenti. Così pagherò a Solly tutti i suoi 10 testoni. Ora sono $13,000, Lucky. Dimentichi gli interessi.
Grazie, oh Signore, per il nostro pane quotidiano, per i frutti della terra, la carne, le patate e tutto quello con cui ci hai voluto benedire. Ti ringraziamo anche per la nostra buona salute, per il tetto sopra le nostre teste e per averci insegnato ad amare tutte le creature su questa terra. Per questi tuoi doni ti siamo sinceramente grati ed ogni giorno cercheremo non solo di essere buoni, ma utili a qualcosa. Amen. È qui che mi seppellirete. Perché dovremmo ucciderti? I morti non hanno mai pagato i debiti. Ma se è mezzo morto può farlo. Oh! Ragazzi, avete sentito? Allora, come va, Lucky? Tutto bene? Credo di sì. Oh! Bene, molto bene. Gli devo rompere un braccio? No, no. Il prossimo mese, se la sua fortuna non migliora. Solo una torchiatina. Adam, vai. Ehi, che fai? Vattene, bestiaccia! Slager, aiuto! Sono Doberman! Che fai, Slager, scappi! Aiutami! Senti. Ma mi vuoi lasciare? Porca miseria, Slager, questi stranano! Vuoi fare qualcosa, Slager? Accidenti! Lascia stare il mio bastone! Slager, aiuto! Slager! Tento di asciugarlo! Slager, aiutami! Aiuto! Vieni, in macchina! Ok, amici, ma fate presto. Buongiorno. Proprio buono. Grazie. Ma avevo sentito parlare di mascelle di vetro, ma tu devi avere il corpo di vetro. Lassù qualcuno non mi ama. Ah, nostro Signore ama tutti, e qualcuno qua giù che non ti ama. L'ultima cosa che ricordo sono dei cani affamati intorno a me. Quei cani non erano affamati, non volevano attaccarti. Anzi, li ho mandati per difenderti. Ne avevo bisogno. Grazie. Ringrazia Dio, lui vede anche il passero. Daniel Hughes. Ah, sì, Lucky Vincent. Lucky? Lo so, lo so. Lo so che in inglese vuol dire fortunato, ma è un po' di tempo che non lo sono davvero. Ho visto che quei bastardi ti stavano conciando per le feste. Li conosci? Purtroppo sì. Mi vengono a cercare ogni fine mese. Ho preso in prestito dei soldi da un certo Solly Kramer che non tollera ritardi. Solly Kramer di Rockville? Lo conosci? Certo, io e lui servivamo messa ogni domenica mattina. Messa? Sì, nella cappella delle prigioni. Vi stavo trascorrendo 5 anni per avere separato un gentiluomo dal suo denaro. 5 anni? Sono tanti per aver derubato un uomo. Ma era il capo della polizia. Comunque, non era il primo, ma è stato l'ultimo. E Solly Kramer era lì con te? Prima, durante e dopo. A quei tempi non era nessuno. Furtarelli, qualche scippo, truffe, rapine.
Ma giocava duro. Eh sì, e lo fa ancora. Ora lo fa ad un altro livello, perché adesso è qualcuno nei rackets. Come mai ti trovi impelagato con lui? Carte, cavalli, gioco d'azzardo. Oh, giocatore, eh? Eh sì, l'hai detto. Scommetto 5-8 che oggi piove. Posso? Sì, certo. Io scommetto solo sulle cose sicure e anche allora molto poco. Sei un uomo furbo, Daniel. No, solo prudente. È diverso. 5 anni, eh? E libertà per buona condotta. Bene, taglio la corda prima che tornino. Nessun problema se tornano. Ho 5 amici di guardia là fuori. Intendi i cani? Una gran compagnia. Già, ma dimmi una cosa, ma che ci fai da queste parti con 5 Doberman? Capisco averne 2, anche 3, ma 5. E che vuol dire? Sono cani da guardia. Andiamo in giro, svolgiamo insieme lavori speciali, sai. Guardia, protezione, cose del genere. Semplice, no? Tutto da solo. Ma come riesci a controllare 5 cani Doberman? Vieni con me. Così. Guarda, adesso dirò a Mika e Shiba di venire a mangiare. Appena finito, devono tornare al loro posto e far venire gli altri. Ma com'è possibile? Quell'affare non emette nessun suono. Certo che emette suoni, ma troppo acuti per le nostre orecchie. Ma i miei cani li sentono. Prima era un'apparecchiatura molto più ingombrante, ma io l'ho fatta perfezionare da un tecnico elettronico. Ma li hai addestrati tu? Sei istruttore di cani? Oh no, niente affatto. Erano già addestrati. Li avevano usati per compiere delle rapine. Non male come idea. Sì, sì, il loro capolavoro fu indubbiamente la rapina al Watergate. Immagino che poi i criminali siano stati arrestati. No. Sai, scelsero il Watergate proprio perché i rapinati stessi preferirono mettere a tacere tutta la faccenda. Sai, i fondi segreti dei partiti, illecite sovvenzioni ai partiti. E tu come l'hai saputo? Beh, lo seppi perché... Beh, lascia perdere... Li addestrarono in un posto desertico o quasi dell'West. Pensa, ricostruirono la zona della rapina esattamente com'era e addestrarono i cani nei più piccoli spostamenti. Un capolavoro, un vero capolavoro. Quando scattò l'ora X, i cani sapevano esattamente cosa fare e furono proprio i funzionari del Watergate a riempire di dollari le sacche che i cani avevano indosso. Effettuato anche altre rapine, tutte riuscite alla perfezione. Avrai letto qualcosa sulla gang dei Doberman? Beh, io avrei avuto un po' paura a prenderli con me. Sì, ma io li ho redenti, con pazienza, con amore, e ora sono dolcissimi. Gran belle bestie. No. Beh, sai, è la loro natura. Ciao Adam, fa buona guardia, eh? E grazie Daniel, non so come potrò ricambiarti. Se ti serve lavoro potresti rimanere con noi per un poco se vuoi. Staremo qui ancora un paio di giorni e poi ci spingeremo alla periferia di Atlanta. Ci hanno chiamato laggiù per sorvegliare gli incassi di una fiera. Volentieri, ma la prossima settimana si apre la stagione a Ireland. E forse è meglio che mi allontani da qui. Sai, ho sempre quella piccola pendenza con Solly Kramer. Attento come ti muovi con lui, è capace di andare più in là delle costole rotte. Senti, se per caso cambiassi idea, non si sa mai. Questo sarà il mio indirizzo. Bene, se non mi trovi qui, prova questo numero. Questo è il numero di telefono di mia figlia. Lei sa dove trovarmi. Bene. Grazie, Danny. Neanche una nuvola.
Vedi? Se avessi scommesso. Il signore dice che chi pone la fortuna al di sopra della fede è solo un pazzo. Perché non ha mai buttato il suo ultimo dollaro su una corsa. E tu chiami la creazione della terra un affare sicuro? Mi ricorderò di questo alla prossima scommessa. Addio, Daniel. Faccio parte del programma governativo di abbellimento stradale. Meno male che non ho pagato le tasse l'altro anno. Salta su. Grazie. Normalmente non raccolgo sconosciuti. Ci sono troppe brutte facce in circolazione. Già, non si è mai troppo prudenti, non è così? Esatto. Fumi? No, grazie. Li ho avuti da un acrobata cubano l'anno scorso a Miami. Ho sempre fumato forte fin da ragazzo. Dicono che fumare da piccoli ferma la crescita. Sei in un circo? Devi essere un detective, eh? Certo, lavoro con il Circo Septimus. Sai, apriamo stasera a Rockville per un paio di settimane. È da molto che lavori nel circo? Da tutta la vita. Io ho imparato sotto il leggendario gigante del circo Milowski. Era alto appena 1,15 m ed era il miglior clown mai esistito. Fino a quel suo disgraziato incidente. Che è accaduto? Gli elefanti sono notoriamente molto corti di vista. Mi dispiace. Anche a Milowski. Lucky. Ciao, grand'uomo. Ciao, capo. Quello è Mr. Big. E quello è Ben Duane e i suoi elefanti. Guarda, devi smettere di spendere. Se parli sempre, tu come fai? Porca miseria, mi stai mettendo in mezzo a una strada. Ma devo mandare avanti la famiglia. Ma Pio, no, non ti stai altro che la mia. Ma c'era proprio necessità di comprare confezioni. Sono due trapezisti. Litigano sempre, anche quando lavorano. Pensa, l'anno scorso la signora Cavalleschi ha messo al mondo due gemelli. Beh, anche loro discutevano su chi doveva uscire prima. Figurati le discussioni per stabilire il loro nome. Già. A che serve un furgone blindato? Per gli animali feroci? Serve per i trasporti in banca o per le paghe degli artisti. Septimus è uno che vuol dormire tranquillo. Diventa nervoso quando ha troppi soldi nella roulotte. Ma avete un bel giro d'affari se vi serve un furgone blindato. Sai, non c'è solo lo spettacolo, ci sono i balacconi dei giochi, le vendite, lo zoo, souvenir. Ci sono un sacco di attività intorno a un circo e rendono molto bene. Io ho sbagliato proprio mestiere. Ehi tu, Texas, hai quei 50 dollari? Sono un po' a corto, Samson. Anch'io. Un pocherino stasera? Mi fai credito? Te l'ho sempre fatto, no? Va bene, allora. Ciao. Vieni, vieni, amico. Se riscuotessi tutto quello che mi devono, potrei smettere di lavorare tutta la vita. Solo che dopo chi continuerebbe a giocare a poker con me? E il poker è indispensabile. Sai qual è la prima tenda che si pianta quando il circo arriva in un posto? La tenda per il gioco del poker. Vuoi vedere lo spettacolo? Ti procuro un biglietto. Ti dirò, non mi dispiacerebbe, ma devo andare in città. Ci verrò un altro giorno. Se poi ti volessi fermare qui a lavorare, servono sempre buone braccia in un circo. Chi è? È Justin Pirò. È una grande artista. E anche il cavallo non è niente male. Si chiama Sonnambulo. Sonnambulo, Conoscevo un cavallo con quel nome e gli assomigliava molto. Tirava fuori le ali nell'addirittura d'arrivo. Scommettevi su lui e vincevi sempre. Porca miseria se gli assomiglia. Impossibile. Pensi che un cavallo con le qualità che dici tu possa essere venduto a un circo? Ma se vuoi levarti la curiosità, chiediglielo. Mi ha fatto vincere tante corse che è come salutare un vecchio amico. Una nuova amica. Ti presento.
Ciao, Justy, come va? Salve, Samson. Voglio presentarti un amico, Lucky Vincent. Gli ho dato un passaggio a 40 miglia da qui. Salve. Buongiorno. Se Samson non mi avesse dato un passaggio, sarei ancora là a contare le targhe delle auto che passavo. E l'ha pagata cara, vero? 40 miglia con quel sigaro puzzolente. Come sarebbe a dire sigaro puzzolente? Me l'ha dato un acrobata cubano. Puzza lo stesso. La realtà è che non sapete apprezzare le cose buone della vita. Scappi, eh? E che cosa ha fatto alla faccia? Ah, questo, no, niente, è solo un graffio. Avrebbe dovuto vedere l'altro. Samson mi ha detto che è una grande artista. Vede, lo so anche senza comprare il biglietto. Eh sì? Così ha risparmiato i soldi. Oh no, lo spettacolo voglio vederlo. Ho una passione per i cavalli. Corre? Ecco, vede. No, io sono, come dire, uno studioso, non un partecipante. E cosa studia? La razza, l'allevamento, l'accoppiamento, una specie di hobby. Potrei parlare di cavalli per ore intere. Ma davvero? Sì, anzi, se lei è libera dopo lo spettacolo, stasera potremmo... No, grazie. Ma perché no? Aspetti un momento. Non vorrei che mi avesse interpretato male. No, no, ho capito bene. Le sembro quel tipo di giovanotto? Ok, se la pensa così, si è persa solo una fetta di dolce, un caffè e una buona conversazione. Sai una cosa? Non so resistere a una fetta di dolce. Oh, bene. Allora, ci vediamo. Bene. A proposito, Samson mi ha offerto di lavorare nel circo. La proposta comincia ad allettarmi. Quasi quasi accetto. Penso per continuare a studiare i cavalli. Bravissimi fratelli Jungle! Tieni, su, avanti, devi tirare anche tu. Avanti, avanti, anzi, ho bisogno di tutti, avanti, bambini. Perché di voi mi volete aiutare? Allora, ok, finalmente vi siete decisi. Ecco la cosa, che vuoi, nessun altro mi vuole aiutare qui. Allora, pronti, bambini, tirate. Uno, due, tre, via, tirare, tirare, forte, tirate, più forte. Ah, io me ne vado, basta. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi Miss Justine Pirot e il suo meraviglioso cavallo Sonnambulo. Brava, brava! We'll be right back.
dire? Anche questo fa parte del calcolo delle probabilità? No, davvero. Semmai sto studiando la psicologia animale e i suoi effetti sulla probabilità. Sono studi di cui l'odore rimane addosso. Samson dice che per ora rimani con noi. Già, così sembra. A proposito, che probabilità ci sono di uscire di nuovo insieme? Sei tu l'esperto. Fammi sapere i risultati. Sto pensando come ti lavoreranno i miei uomini quando metteranno le mani su di te. Aspetta un momento, Solly, lascia che ti spieghi, io sto... Hai lanciato dei cani contro i miei, che altro vuoi spiegare? Io non c'entro con quei cani. Da dove stai chiamando? Non importa, Solly, volevo che sapessi che ti restituirò il denaro che ti devo. Sì, e come? Beh, questo è affar mio. Semmai questo è affar mio. Voglio solo sapere quando rivedrò i miei soldi. Sai di che cosa devi preoccuparti? E in quale maniera deciderò di farti scomparire per sempre. Solly... La mia fortuna è cambiata. Mi sta andando a meraviglia, vado forte, sto preparando un colpo. Sarò di nuovo sulla cresta dell'onda. Sta a sentire, Lucky. I miei ragazzi vogliono fartela pagare. E quando ti avranno trovato, se non ti presenterai con tutti... Sono 18.310 dollari. 18.310? Sono gli interessi da pagare. Se non avrai quei soldi, hanno ordine di gettarti senza tante chiacchiere in fondo al lago. Stai minacciando di uccidermi? No, se sai respirare sotto l'acqua. Sono stato abbastanza cattivo, eh? Starà tremando dalla paura. Salve, bella giornata, vero? E al mattino che vedrete la gloria del Signore. Exodus capitolo 7. Ah, certo, certo. Sono suoi questi cani? Non esiste proprietà. Lavorano per me in cambio di vitto e alloggio. E hanno lavorato recentemente per lei? No, in questo momento sono in ferie e quello che fanno non è affar mio. Non indago mai sulla loro vita privata, perché... Noi stavamo cercando un nostro caro amico che si è perso e abbiamo pensato che lei o uno dei suoi cani poteva averlo incontrato. Ah, accidenti, ora capisco perché non avevano fame. Come dice? Sì, rifiutavano il cibo. No, no, un momento, io, che cosa c'entra il vostro amico? Non stavo mica parlando di lui. Ma perché questi cani sarebbero capaci di... No, 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 non accade più da un anno e anche allora fu uno solo. Ehi, ehi, qual è stato? È stato quello a sinistra. Ma se fossi in lei avrei paura di quello a destra. Ha visto un gonfiore sotto il suo braccio e crede che gli nasconda la carne. Gli piace giocare. Senta, per tornare al nostro amico. Non credo che dobbiate preoccuparvi. Oh, prima sì. Erano capitati in mano a dei criminali. Vi basti sapere i nomi che gli avevano messo. Dillinger, Al Capone, Faccia d'Angelo, Bonnie and Clyde. Sapete quante volte mi hanno morso? Devo sempre stare attento quando gli volto le spalle. Ah, molto gentile. Grazie mille. Arrivederci. 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 Sì, sì, ti capisco. Non puoi sopportare che dica le bugie. Ma delle volte, specie per aiutare un amico, non è una cosa poi così grave.
amico Mike cercherà di bilanciare tutto il suo peso su un solo piede. Bravissimo! E il loro elefantino vi salutano, signore e signori. Perciò è qualcosa di più di un semplice ricondizionamento. Se vuoi che un animale faccia qualcosa per te, devi fargli sentire che tu vuoi che lo faccia. Insomma, più persuasione che ordini, esatto? Beh, talvolta funziona, talvolta no. È qui che entra in gioco la fortuna. No, è qui che entra in gioco l'anima, semmai. Vuoi venirmi a raccontare che un animale capisce quando hai a cuore il suo interesse? Esatto, è così. È incredibile. Secondo te questo è applicabile anche ai cani? Ad ogni animale, talvolta anche agli uomini. Anche a un intero branco. Cosa, di uomini? No, no, di cani. Certo. Ci sono molte altre cose che mi piacerebbe imparare. Sei ancora in tempo per farlo. Buonanotte, Lassie. Aspetta, aspetta un momento, Justine. Vedi, la notte è ancora bambina. Oh, dobbiamo metterla a letto. Ci vediamo domani. Scusi. Oh, dove vai così in fretta, Lucky? Volevo andare al bagno, ma sei occupato, non... Trovarti diventa sempre più facile, Lucky. Ma se non hai il denaro per Solly, sarà difficile che altri ti trovino, Lucky. Sentite, ho parlato con Solly proprio ieri. Anche noi. Ma sto per entrare in un affare veramente grosso. Sì. Buttiamolo nel lago. Su, andiamo, Lucky, è più grande di quanto credi. Ho visto troppi film. C'è qualcosa che non va, Lucky? No, tutto a posto. Mi stanno chiedendo informazioni per tornare in città. Questi signori sono rimasti separati dal gruppo della loro parrocchia e chiedevano informazioni a me. Scusatemi adesso, devo andare un momento al gabinetto. Sono certo che possono fare quasi tutto. E poi è da molto tempo che non abbiamo un numero di cani. Lo so, dal tempo di quel bulgaro e i suoi barboncini. Non volevano mai entrare in pista, non ricordi? Un momento, signore, questi sono Doberman. 5 cani e sono fantastici. Hanno lavorato in tutto il paese. Il mio amico e io metteremo su un numero che garantisco sarà degno del circo. Ah, no, non lo so. Non hai nessuna esperienza nell'addestramento degli animali. Ma ho imparato molto da quando sono qui. Justine mi ha insegnato le cose principali. Accidenti, capo, ma sa di quali Doberman sto parlando? Di quelli che effettuarono quelle rapine alla National Bank e alla Import-Export Corporation di New York. Ne parlarono tutti i giornali. Sandy, leggi a voce alta. Questa è una rapina. Su, ragazze, dateci una mano.
Sì, mi ricordo. E allora? Basterà insegnargli un numero divertente. Ci vorranno 2 settimane al massimo. Cosa ne dice, Stavros? Bene. Ok. Ma ricordati, io non mi impegno in niente. Io li vedo. E se mi piacciono, ne riparliamo. D'accordo? Bene, bene. D'accordo. Tornerò fra 2 settimane con i miei divi. No, no, io non posso dirti dove sono, può ascoltarci qualcuno. Ma ti posso dire che ora faccio l'istruttore per cani. Sì, di cani. Esatto, mi do da fare. Naturalmente le spese le detrarrai da quanto ti devo e gli utili li divideremo da buoni amici, ok? A presto. No, vi chiedo di pentirvi. Pensate un attimo a quello che avete fatto. Risvegliati alla giustizia e non peccare. Così è scritto in questo libro. La prossima volta starete lontani dalla dispensa quando io non ci sono. 12 chili di costolette. Peggio dei gatti. Ci saremmo dovuti andare avanti 1 settimana o anche 10 giorni. Ebbene, il Vangelo dice che dobbiamo pagare per i nostri peccati. Così domani farete digiuno. Al Capone, voglio dire mica, non crederti più furbo degli altri. Solo gli sciocchi si burlano del peccato. Che gli stai facendo? La predica, Daniel? Il ritorno del figliol prodigo. Sei venuto solo stavolta? Come va, Daniel? Bene, bene, vieni, vieni dentro. Mi fa piacere rivederti, davvero. Grazie. Ti do qualcosa di fresco, mi sembri molto stanco. Sì, ho fatto molta strada. Tuo figlio mi ha detto dove trovarti, che lavoravi da queste parti. Sì, abbiamo finito ieri. Grazie. Dovevamo controllare una grossa esposizione di francobolli. Che novità su Solly Kramer? Boh, giochiamo a rimpiattino. Non è divertente. Devi pagare quell'uomo. Nella Bibbia è scritto nessuno debba niente agli altri, ma amatevi l'un l'altro. Sto lavorando per questo, Daniele, e ho un paio di idee. Potrei tentare con i cavalli se avessi un po' di capitale. Perché non ti trovi un lavoro, invece? Un lavoro? Io un lavoro? Colui che raccoglie con il lavoro aumenterà... Sì, aumenterà i calli. Non c'è niente che può sostituire il lavoro. Perciò Dio ci ha dato i muscoli. Ma ci ha dato anche il cervello. Preferisco lavorare con quello. Ah, sì, certo, se sai usarlo bene. Altra limonata? Senti, per caso non hai qualcosa di più forte? Mi dispiace, niente alcolici. Limonata? Va bene, limonata. A proposito, Daniel, volevo chiederti una cosa. Hai mai pensato di fare qualcos'altro con i tuoi cani, oltre alla guardia ai francobolli o cose varie? No, non ci ho mai pensato. Sai, mi piace girare come faccio ora, essere libero. Quei cani sono straordinari. Sanno fare qualche esercizio. Esercizi? Come sedersi, alzarsi, girarsi, rotolarsi? Ah, questo è per cani di vecchie signore. No, intendevo dire qualcosa di speciale. Ah, come cani da spettacolo. Camminare sulle zampe di dietro, indossare costumi da scena? No, non è per i miei cani, no. Daniel, chiedevo solo se sarebbero in grado di imparare. Ah, certo, questo sì. Sono io che non voglio perché i miei cani, i miei... Supponi di insegnare loro qualcosa di veramente spettacolare, come camminare su una corda tesa o saltare in un cerchio di fuoco. Numeri da circo? Sì, numeri da circo. Perché? Ecco, vedi, ho incontrato della gente di un circo e quando gli ho raccontato dei tuoi cani si sono mostrati molto interessati. Mi hanno chiesto di vedere il numero. Ma non fanno numeri da circo. Perché gli hai detto questo? E poi figurati se è un circo... Te lo giuro, Daniel. Sulla Sacra Bibbia? Senti, io sto lavorando con quella gente e vedendo che cosa ottengono da quegli animali ho pensato subito ai tuoi cani. Potremmo studiare un numero di grandissimo effetto. Ma loro non fanno cose Aspetta, del genere. Potremmo istruirli, potremmo addestrarli. Ho già in mente un'idea per un numero con un clown di grande effetto. Sarai libero lo stesso, girerai il mondo. Sarebbe comunque... Dovrei cambiare genere di vita. No, non mi interessa. Daniel, hai pensato ai soldi? Molti soldi. Allora è un altro discorso. Certo, ed è a questo che volevo arrivare. Non hai idea di quanto guadagna un circo. I soldi li depositano in banca con un furgone blindato. Anche 50.000 a settimana guadagneremo un sacco di soldi. Ci arricchiremo. Su, avanti, deciditi. Vabbè, $50.000 sono una bella cifra, ma... No, non posso. Senti, Lucky, tu mi piaci. Non so perché,
Forse perché mi ricordi una fotografia di me stesso di 30 anni fa, sempre alla ricerca di qualcosa di sicuro. Solo che questo darmi da fare mi ha aperto le porte delle prigioni. E non voglio che succeda questo a te. È brutto passare i mesi segnando i giorni sul calendario. No, signore. Non c'è niente su questa verde terra che possa convincere me e i miei 5 amici a unirci o entrare in quel circo. E questo è definitivo. Siamo i 5 Doberman, siamo i 5 Supercan, siamo i 5 Doberman d'oro, denti aguzzi, muso duro. Sono sciocchi, i maltesi, i pazzotti, i pechinesi, e se il bracco è un cane brocco, il bulldog è storto e gnocco, e gli alani e gli spinoni sono più fessi dei barboni, sono già pronte le prigioni, siamo più forti dei leoni. I banditi sta rubando ed il papo sta vegliando, giù il malloppo e sulle mani siamo i 5 super cani. Nel suo piano e gli adori si lavano dei calzoni, e le paro che sta lì noi innaffiamo di pipì. Siamo i 5 Doberman, siamo i 5 super can, siamo i 5 Doberman d'oro, denti aguzzi, muso duro. Siamo i 5 Doberman, siamo i 5 super can, siamo i 5 Doberman d'oro, denti aguzzi, muso duro. Bravissimi, siete dei fenomeni. Si sono comportati egregiamente. E ora il grande indiscusso dominatore dell'aria, principe degli acrobati, Gene Mendel. Bene, bene, bene.
signori. Direi niente male. Niente male? Quei cani hanno avuto più applausi di tutti i numeri messi insieme. Oh, non esageriamo. Secondo me è necessario apportare alcuni miglioramenti. Miglioramenti o no? È interessato al loro numero? Beh, sì. Lasciatemi ci pensare. Ah, e quanto tempo vuole? 5 secondi? Sa, non siete i soli sulla piazza. Abbiamo altre offerte se non siete interessati. Io non ho detto questo. Un momento. Mi prendete alla sprovvista, capite? Devo dare uno sguardo al bilancio. Ma dia uno sguardo alla folla piuttosto. Quei cani le porteranno un sacco di soldi e lei mi parla di bilancio. E non ha ancora visto il numero con i clown. Ma se non gli interessa, io non si dice. Dove andate? Un momento, vi prego. Sono sicuro che troveremo un accordo. E quando potreste cominciare? Subito, signore. Sì, ma le condizioni... Beh, signore... Noi ci possiamo vedere domani mattina nella mia roulotte, se volete, così buttiamo giù il contratto. Sì, e si alleni stanotte, perché la cifra che le chiederemo ha molti zeri. Poveretto, è diventato pallido quando gli ho detto che me ne andavo. Ehi, non ho ancora avuto la mia prima paga. Ah, non preoccuparti, posso farti credito. E poi che parli? Sei l'unico che mi ha vinto. No, ma non ho nessuna voglia di rubarvi i soldi. Vedete, ragazzi, il mazzo è segnato. E poi dispongo di 5 assi. 5. Daniel mi diceva quanto tu piaccia ai cani. Ho solo messo in pratica quello che mi hai insegnato e ha funzionato. A parte i 2 morsi che mi sono beccato quando ho applicato la psicologia sbagliata. È Daniel che è un ottimo istruttore. Non nascondere la tua luce sotto il saio. Hai gran parte del merito, l'idea è tua. In un primo momento io non volevo. Sì, questo è esatto. Con i cani è stato facile. Il difficile è stato convincere Daniel. Oh. E ti ringrazio. Mentre voi due vi fate i complimenti, io vi do la buonanotte. Un momento, Justine, un momento. Ci vediamo fra poco, Daniel. Ne dubito. Occuparsi di cani è faticoso. Dai, sì, che è faticoso. Tu stai sempre indietro, eh? Oh, mangiano più dei leoni questi cani. Lavorano molto e hanno diritto di mangiare molto, no? Guarda. Cercano te, Lucky? Ho l'impressione che cerchino più che un parcheggio. Non vi preoccupate, vogliono solo parlarmi. Almeno spero. Justin, tu sali in macchina, chiudi la porta. Dai, Lucky, sali in auto. Possiamo parlare anche qui, no? Ogni volta che tentiamo di farlo ci troviamo in un serraglio. Le chiacchiere stanno a zero e poi nel tuo caso non servono a niente. Un andiamo. Momento, sentite. Preso! Lucky, se non hai i soldi da darci, ti ammazziamo qui stesso. No, aspetta, vi prego, datemi qualche minuto per spiegare, vi prego. Ehi, no, io ho il denaro. E dov'è? L'avrò molto presto, lo giuro. Voglio tirarti dritto al cuore. No, vi prego, vi chiedo solamente di parlare un'ultima volta con Solly Kramer. Vi prometto sulla mia vita che posso avere quel denaro per domani sera. Se mi date la possibilità di parlargli. Potrete uccidermi subito dopo se non mi crederà, vi prego. Vi prego. Che cosa vi costa, amici? Eravamo amici, ve ne ricordate, vero? Va bene, Lucky. Sei un fortunato. Nicholas e io siamo dei sentimentali. E poi è pericoloso sparare qui all'aperto. Meglio ucciderlo al motel. Ah, Lucky, durante il viaggio,
Scrivi il testamento. Sì, 50.000 dollari. E questo quando è poco? Delle volte sono più di 100.000. Somme del genere hanno sempre qualcuno attaccato, qualcuno in uniforme che porta pistole. Beh, certo, tre guardie, ma posso sistemarle. Si presentano ogni due settimane, si fanno consegnare i soldi e tornano subito alla banca. È là che voglio fare il colpo, sulla strada di ritorno. E tu rapineresti un'auto blindata? Ma lo sai cosa sei? Sei un giocatore da quattro soldi e non sai fare neppure quello. E pensi di rapinare 50.000 dollari? Eh? Impossibile. Senti, dicevi che hanno gli incassi di due settimane e che un furgone blindato con tre uomini soli vengono a ritirarli. E questo avverrà domattina e io sono pronto da due settimane, cominci a capire? Tu non farai il colpo. Ma soldi? Noi lo faremo. È da tanto tempo che aspettavo un'occasione del genere. Ehi, Nick, quanto tempo è che non partecipiamo ad una rapina? Due anni il mese prossimo, esattamente la rapina a quella fabbrica. Ecco perché mi sento depresso. E questo è quello che mi ci vuole. Ok, Lucky. Devi dirmi ogni particolare delle loro abitudini e tutto il resto. Attento, se ti saltasse in testa di prendermi in giro per te sarebbe un vero disastro, caro Lucky. Credo che scopriresti molto presto se per caso c'è un'altra vita dopo la morte. Felice di vederti. Grazie. Ehi, dove sei stato? Non posso fare tutto da solo, lo sai. Scusa, Daniel, avevo degli affari da sistemare. Affari? I cani diventano nervosi senza di te. Prepariamoci. Ok. Ehi, ma che volevano da te quei tizi? Dai, datti da fare. Lucky, che cosa è successo? Che cosa volevano quegli uomini? Dovevo sistemare una cosa. Non facciamo tragedia. Va bene, Lucky. Ma non c'è mica bisogno di rispondere male. C'entra solo Kramer? No, è un'altra cosa. Sei nei guai? Dimmi la verità. No. Colui che guarda troppo a fondo negli affari altrui perde di vista i suoi. Non è scritto nella Bibbia, ma è un buon consiglio. Aiuto! Mi vogliono derubare! Vogliono le mie salsicce, ma io non gliele do! No, non ve le do! Sono chiusa là dentro e non apro! È inutile che abbaiate! Non ve le do! È giusto, signori, che non gliele dia! Aiuto! Oddio, mamma! Nessuno di me la può aiutare! Aiuto! Noi non usiamo queste. Cosa ci fanno qui? Ah. Salve, Daniel. Scusami. Lucky, dovrei parlarti. No, non ora, Daniel. Ho un sacco di cose da fare, scusami. Sei indaffarato a uccidere i miei cani, a giudicare da questi. Sì, quelli. Sì, intendevo parlartene, Daniel. Volevo modificarli per poterli usare nel numero delle salsicce. Pensavo di aumentare la potenza delle esplosioni eliminando le finte bombe che adoperiamo ora. Ma non fare quella faccia, non c'è da preoccuparsi. Ne ho parlato a Samson, otterremo più risate. Ma qui c'è più di un candelotto. Devo fare esperimenti, provare. Delle prove, sì, esatto. Se uno è troppo, ne useremo mezzo. No, Lucky. Io sento odore di bruciato ancora prima che si accenda il fuoco. Ma che bruciato? Smettila. No, non la smetto. Io non me ne starò seduto da una parte mentre tu rischi i miei cani e il tuo collo in un progetto campato in aria. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Perciò attento, Lucky. Se accade qualcosa ai miei cani, me ne risponderei di persona, colpo su colpo. Ci sono passato. Te l'ho già detto. Non vale la pena. Ti buscherai 30 anni. No, Solly Kramer se li buscherà. Sei un poliziotto? Agente speciale. Del Dipartimento di Giustizia. E stai dietro a Kramer? Sì. Sì. Da oltre un anno.
Vedi, Solly è diventato molto più raffinato da quando lo conoscevi tu. Uno dei suoi sistemi è far indebitare la gente fino ai capelli. Un sacco di questi babei lavorano in posti dove passa molto denaro. Banche, grandi società, capisci? Poi Solly indica loro il modo come saldare il debito. Perciò non siete mai riusciti a beccarlo. Sì, adesso ma questa volta lo troverò con le mani nel sacco, te lo giuro. Solly vuole rapinare l'incasso del circo. Ma con l'aiuto dei tuoi cani, questa volta riesco a incastrare lui e tutta la sua banda. Cosa vuoi fare con i miei cani? Aspetta un momento, un momento. Prima ti dirò cosa vuole fare Solly e poi ti spiegherò cosa ho in mente per i tuoi cani. Legala bene. Portala da Solly. Noi penseremo all'acqua. Il furgone blindato rallenterà per queste curve e quando sarà qua, io e i tuoi cani agiremo come nel numero del clown. Ma perché non chiami la polizia locale? Sarebbe più semplice, no? Affiuterebbero la trappola. Se sono solo, non c'è possibilità di tradimenti o di soffiate. Adesso lo so anch'io. Sì, certo, Daniel. E mi serve la tua collaborazione. Sta a sentire, Lucky. È meglio parlarci chiaro. Io non c'entro in questo affare. Vedi, io amo davvero questi cani, sai? Sono con me da molto tempo. Hanno fiducia in me e io in loro. E non gli chiederei mai di fare qualcosa che non farei io stesso. E a me tutta questa storia non piace affatto, perciò la mia risposta è no. Mi dispiace moltissimo non essere stato sincero con te, ma non volevo coinvolgerti. A me no, ma i miei cani sì. È la nostra unica possibilità di prendere Kramer. Trova un altro mezzo, è troppo pericoloso per noi, lasciaci fuori. Mi devi credere, Daniel, non è affatto pericoloso. No, non permetterò mai ai miei cani di farlo. Mi dispiace, il problema dovrei risolverlo da solo. Ok. Mi sembra inutile insistere. Porca... Ma che volevi? No! Tu! No! Adam, vieni qui. Certo, ha sbagliato, ma ora per mettere dentro quella gente rischia la pelle. Sì, certo, ha bisogno di aiuto, ma noi che c'entriamo in questa storia? È inutile nasconderlo, voi potreste essere feriti. E se accadesse non me lo perdonerei mai. Che facciamo? Da quanto siamo qui? M'hai preso per il tuo orologio? Sentite, avete detto che dopo aver indicato il posto potevo andare via. Adesso ve l'ho indicato e tra poco il furgone blindato sarà qui e farete come vi pare. Posso andare? Certo che puoi andare. Con noi. Dove? Un momento, dov'è Solly? Doveva dirigere l'operazione. Invece lo farai tu per lui. Io? Ma voi siete pazzi? Lo sapete che io non sono un rapinatore. Ti facciamo fare un corso rapido. Ricorda bene, Nick. Non incominciare a sparare finché non siamo a pochi passi da loro. E tu, Lucky, eseguirai i miei ordini e non pensare a qualche scherzo. Te ne pentiresti molto amaramente. Solly si è preso quella tua cavallerizza. Sai, per garanzia.
Oggi. Sta calmo, Lucky. Non è questo il modo migliore per riaverlo. Ci siamo quasi, meglio avvisare Perry. Ci siamo quasi, Perry, siamo in perfetto orario. Ok, Tom. Professore, sta attento a non urtarli di lato. Ridicolo. Non ho mai ispirato una macchina in 15 anni. Siete diventati pazzi? Se mi riconoscerà nello stesso istante in cui entrerò nella sua roulotte. No, non è così, Lucky, perché tu te ne starai qui nel furgone buono buono con la bocca chiusa, mentre noi due entreremo. Ah, un'altra cosa, Lucky. Lì ci sono i miei vestiti, sistemali con cura. Li ho appena fatti stirare. Prima o dopo averci dormito sopra? Ce li compreremo nuovi, i vestiti. Bene, buongiorno, entrate. Buongiorno, signore. È tutto pronto per voi. Ecco qui. Vorrei che fossero tutte delle settimane buone come queste. Lasciate quei 500 dollari in cassa, mi serviranno per i resti. Sì, signore, certo. Siete arrivati un po' in ritardo oggi. Sì, abbiamo trovato un po' di traffico sull'autostrada. Ah, l'altro autista di solito viene dalla strada della Posta Vecchia. Stiamo apportando delle variazioni per ragioni di sicurezza. Ah, e fate molto bene. Samson! Samson, sveglia! Fa presto, Samson! Samson! Ma che succede? Non ho diritto anch'io di dormire in pace. Mi occorre la tua roulotte. Cosa? Mi serve la tua roulotte, è più veloce della mia. Aspetta, fammi prendere i miei vestiti. Continuerò a dormire nella tua, se permetti. Da molto siete nella compagnia? Sei anni. Due anni. Due anni. Sei. Prima lavoravo con un'altra compagnia e mi confondo. Avanti, belli.
dentro? Buoni, fermi. Seduti e calmi. Quando tornate in ufficio, dite a Mr. Leonard che ho riservato dei posti per lui e per i suoi bambini. Ah, sì, ci aveva detto di ricordarglielo. Sì, sì, certo. Glielo diremo. Ma signore, che cosa le prende? Non esiste nessun Leonard, perciò ora alzate le mani e che possa vederle bene. Bene. Dorme? Sì. Via. Santibus, che è successo? Oh! Al Capone, voglio dire Shiva. Svelto. Bravo, Al Capone. Bravo. Dobbiamo insegnare loro che non si ruba. Ragazzi? Ok, al lavoro. Visto, Lucky? Hai superato il tuo primo corso di rapina. È stato un colpo perfetto. Non siete ancora fuori dai guai. No, no, un momento. Che diavolo è stato? Non lo so, ma c'è qualcosa. Ehi, un momento, apri! Perché hai chiuso? Da dove salta fuori? Non lo so. Ma so come sistemarlo. Sta fermo con quella pistola, idiota. Il vetro è a prova di pallottola. Devi scendere per sparargli. Dani. Thank you.
buttalo dentro. Avanti! Uscire! Lasciami, bestiaccia! Lasciami andare! Non mollarlo, tienilo forte! No! Professore! No. Lasciami, lasciami il braccio! Lasciami in piedi! Fermo! Fermo, un momento! Discutiamone, divideremo da buoni amici! O da debiti! D'accordo? Divideremo a metà! Fermo! Ok, fa tu l'offerta! No, non mollare! Ti prego! No, no! Sono io! Mi fate saltare in aria! Sono Lucky. Ti ricordi? Daniel! Daniel! Sta buono. Ora mi riconosci, vero? Grazie al cielo mi hai riconosciuto. Buono. Quanto sei bello, buono. Daniel, questo non era scritto nella Bibbia. Beh, no, altrimenti non ci avrei pensato a lungo. Ma io amo il mio prossimo e cerco di aiutarlo appena posso. Stavolta hai aiutato quelli del circo. Come sapevi che ti avrei dato una mano? Ho pregato, Daniel. Ma non dovevi arrestare Kramer? Non è ancora finita, Daniel. Kramer ha preso Justine. Dov'è? Non lo so. Ma credo che potrò saperlo facilmente. Siete davvero uno spettacolo pietoso. Siete sempre convinti che i cani sono i migliori amici dell'uomo? Va bene, Lucky. Liberaci da questi lessi e rintintin e parliamone. Non dirmi che non ami i cani, Slag. Lucky, non riavrai mai Justine senza di noi, perciò è meglio trattare. Dacci metà della somma e lasciaci andare. E poi ti diremo dove Solly tiene la ragazza. Così potrai prenderlo di sorpresa e potrai tenerti metà del bottino. Ho l'impressione che Solly non gli abbia fatto fare un giuramento di fedeltà. Così stai perdendo solo tempo, Lucky. Solly farà un buco in testa alla tua Lady Godiva se non saremo presto di ritorno. Bene, Lucky, noi ti diremo dove è nascosta se accetti i nostri patti. Daniel, mi hai mai sentito chiedergli dov'è Solly? Infatti non gliel'hai mai chiesto, ma credo che qualcun altro gli farà quella domanda. Sì, è quello che pensavo. Chiediglielo tu, Dillinger. Fabbrica Potter! Esatto! La tua ragazza si trova nella terza strada! Tu richiamalo! Fabbrica Potter, grazie signori. Ah, te la senti di portarteli dietro? Sono cattivi. Sta tranquillo. E poi non si può dire che sia solo. Come troverai Justine in quella fabbrica? Bene, mi porterò quanto di più sofisticato c'è negli strumenti di individuazione della polizia. Dillinger. Ok, prendilo. E io? Tu prendi il furgone blindato e mi raggiungi alla fabbrica. Va bene. Andiamo, bello. Andiamo.
Fatto. Ho vinto. È la 15ª partita. Dimmi, Vittor, sei proprio sfortunato o mi fai vincere perché sono il tuo capo? No, Sully, questo gioco non è il mio forte. Perché non mi dai una rivincita a briscola? Dovrebbero essere qui fra poco. E allora non staremo a contare le carte. Avanti, avanti, su, mescola, mescola. Finora mi devi $2.27. Vieni, Dillinger, andiamo. Ora vediamo se hai un buon olfatto. Tieni, annusa questo, annusa. Per caso un treno. Non ora, Cesare, fa finire la partita. Vittor ti porterà fuori appena avrò vinto. Ho sempre avuto una passione io per i Doberman. Io amo i Doberman. Forse non conosci bene la psicologia degli animali, ma quella degli uomini sì. Hai raggirato quasi tutti qua intorno. Compresa te? No. Sentivo che c'era qualcosa che non funzionava. Non mi è sembrato. Ma perché non mi hai detto che eri un agente governativo? Non potevo. Non lo faccio mai, a meno che non sia necessario. Ho fatto quello sbaglio solamente una volta. E lei è diventata un ricordo prima di quanto meritassi. Penso che dopo tutto non mi hai veramente mentito. Perché? Perché sei un giocatore. Il più grande. Solo che metti in gioco la tua vita. Strano che Daniel non mi abbia raggiunto alla fabbrica. Sarà tornato al circo, sapeva che ce l'avresti fatta da solo. Bene, penso che ora dovrai lasciarci. Sì, e mi dispiace. Smettila con le scommesse, Lucky. Impossibile, Justin, sono un gran giocatore. Voglio darti un consiglio. Abbi cura di te. Anche tu. Daniel! Daniel! Dili!
Bridget, dove vai? Grazie, signore, per averci condotti sin qui sani e salvi e per i 50.000 dollari del circo che ci hai voluto donare. Per averci permesso di truffare un agente del Dipartimento di Giustizia e per averci aiutato a far andare in galera quel porco di Solly Kramer, per colpa del quale scontai 5 anni. Fa che con il prossimo colpo ci possiamo sistemare definitivamente per il resto dei nostri giorni. Amen. Siamo i 5 Doberman, siamo i 5 Supercan, siamo i 5 Doberman d'oro, denti aguzzi, muso duro. I mastini sono cretini, siamo più dritti dei volpini e di cocker su sci con i loro pedigree. Non ci fregano con l'osso come fanno col molosso, e i cani poliziotto sono per noi dei cagasotto. Delinquenti, state attenti, affilati abbiamo i denti, malfattori, truffatori, contro noi sono dolori. Siamo la criminal gang dei famosi Doberman, ciò vi aspetta, la guardia, siamo la squadra antirapina. Siamo i 5 Doberman, siamo i 5 Supercan, siamo i 5 Doberman d'oro, denti aguzzi, muso duro. Sono sciocchi i maltesi, i pazzotti, i pechinesi, e se il bracco è un cane brocco, il bulldog è storto e gnocco, e gli alani e gli spinoni sono più fessi dei barboni, non già pronte le prigioni, siamo più forti dei leoni. I banditi sta rubando ed il papo sta vegliando, sul malloppo e sulle mani siamo i 5 super cani. Non tutti